Sta per iniziare la conferenza stampa che presenterà le proposte del Movimento 5 Stelle per la PAC, per la politica agricola comune, e introduce il nostro deputato alla Commissione, Filippo Gallinella. Grazie. Oggi siamo qui per parlare della politica agricola comune, che è quel meccanismo che eroga fondi all'agricoltura europea, quindi anche italiana, per il sostegno agli agricoltori. Ora è importante intervenire e decidere in questa fase, perché entro agosto l'Italia, come Stato membro, deve andare a decidere a chi dare i soldi e come darli. Questo è fondamentale e le scelte che facciamo adesso, diciamo, daranno il percorso all'agricoltura per i prossimi 7 anni. Quindi è importante fare un lavoro costruito ad hoc, rispettando quelle che sono tutte le caratteristiche del nostro Stato. Ora, ieri abbiamo visto, molti di noi, insomma, leggendo le notizie di agenzia, hanno visto il messaggio del Ministro che diceva che stanno ragionando su come distribuire questi fondi e entro giugno avrebbero chiuso il pacchetto della PAC. Ora, noi siamo già pronti e questa conferenza è anche un messaggio che rivolgiamo al Ministro perché siamo disposti al dialogo e quindi a portare le nostre idee, la nostra soluzione, perché siamo sempre positivi come Movimento 5 Stelle, in discussione proprio in questo argomento, perché solitamente, diciamo, la tematica così tecnica che è la distribuzione dei fondi, si parla di 50 miliardi di euro divisi tra pagamenti diretti, OCM e cofinanziamenti e PSR, è una cosa da ministero. Invece noi come gruppo abbiamo lavorato, sono stati mesi di lavoro perché abbiamo analizzato tutti i dati di AGEA della precedente programmazione e quindi abbiamo anche fatto un confronto con gli altri paesi europei perché noi abbiamo un tot ettari di SAU, che ne so, la Francia ce n'ha molti di più, l'Inghilterra anche più di noi, però la Spagna per esempio ce n'ha meno. Quindi è anche un confronto a livello internazionale. Quindi questo lavoro ci ha permesso di definire alcune strategie per l'erogazione di questi fondi, anche perché fino ad oggi non è stato mai possibile per varie combinazioni e è la volta buona secondo noi perché possiamo finalmente dare quello slancio all'agricoltura italiana, che può essere sicuramente il primo volano per la ripresa economica di questo paese che oramai è in crisi da molti anni. E una volta rilanciato, diciamo, il settore primario, che per noi è un settore strategico, si può benissimo legare al turismo, alla cultura, in modo tale da rilanciare appunto il paese. È importante farlo adesso, proprio per la scadenza che ci stiamo avvicinando appunto a questa scadenza, e il nostro lavoro, dopo un'analisi attenta di numerosi dati, ci ha portato a definire, e poi i miei colleghi vi spiegheranno i vari punti in maniera più articolata, chi è l'agricoltore attivo, ovvero chi sarà colui che destina i fondi, perché nel passato sono stati pagati anche soldi a coloro che non erano agricoltori e che non facevano agricoltura, e questa cosa non va bene. E soprattutto, oltre alla definizione dell'agricoltore attivo, è importante andare a premiare quelle produzioni tramite un altro meccanismo presente sempre nei regolamenti, che è il contributo accoppiato, ovvero paghiamo quelle produzioni rispetto a altre che secondo noi sono più meritevoli. E il nostro obiettivo è proprio quello di premiare la qualità delle produzioni italiane, perché comunque sia l'Italia e l'italianità è sempre apprezzata nel mondo, quindi tutelare soprattutto tutte quelle produzioni legate alla qualità. Ovviamente l'agricoltore, essendo anche il custode del territorio, dobbiamo incentivarlo a non abbandonare la propria vocazione, quindi anche a premiare l'agricoltore che tutela il territorio e il paesaggio, e soprattutto in un momento di crisi come questo, sviluppare, diciamo, dei percorsi legati all'agricoltura, alle produzioni agricole che aumentino l'occupazione. Quindi, diciamo, in parole povere, per chiudere, poi passo la parola, diciamo, la nostra linea guida per quanto riguarda la strategia politica agricola dei prossimi 7 anni si basa sui concetti di qualità, territorio e occupazione. E adesso i miei colleghi amplieranno le varie definizioni. Grazie. Dopo l'introduzione, ora
Gli altri componenti della Commissione esamineranno i vari aspetti cui ha accennato poc'anzi Filippo Gallinella e iniziamo con Giuseppe L'Abate. Grazie e buongiorno a tutti. Per poter ricevere il pagamento di base e gli altri aiuti obbligatori e facoltativi, bisogna essere agricoltore attivo. Quindi questa è la definizione su cui noi ci siamo concentrati e siamo andati a trovare quelli che sono i parametri appunto per poter dare questa definizione. Una novità di questa nuova PAC è la blacklist, ovvero una lista di tutte quelle attività professionali che non possono ricevere i pagamenti, come ad esempio gli aeroporti o i servizi ferroviari. Questo per evitare che, come in passato, persone che in realtà non svolgevano il ruolo non facevano agricoltura, percepissero soldi da parte della PAC. Questa lista può essere ovviamente integrata da ogni Stato membro. In merito strettamente alla definizione di agricoltura attivo, noi abbiamo preso come punto di riferimento quelle che sono le ore di lavoro spese in campo. Ecco, questo proprio per creare quella discrezionalità e quindi per premiare chi realmente lavora la terra. O ci siamo concentrati principalmente, quindi come ore di lavoro minime spese in campo, quelle pari a 900 ore l'anno. Questo ci consente anche di non tagliare fuori tutti quegli agricoltori che magari lavorano in maniera part-time, come ad esempio i pensionati, e quindi che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra agricoltura. E inoltre un altro parametro è quello di evitare pagamenti al di sotto della superficie di terreno pari ad un ettaro. Bisogna intervenire in questa nuova PAC in maniera molto razionale, quindi questo è stato un altro obiettivo che abbiamo perseguito, perché i fondi comunitari sono diminuiti rispetto alla PAC precedente, quindi indirizzarli verso chi fa realmente agricoltura è fondamentale. Una riflessione da fare è il fatto che dati AGEA, fino al 2013 circa 491.000 percettori di aiuti da parte della PAC percepivano all'incirca meno di 500 euro. Se calcoliamo che una pratica PAC ha il costo a livello europeo di 400 euro, allora mettere la soglia minima a 400 euro fa sì che riusciamo a sbloccare 130 milioni di euro e dirottarli verso a chi fa realmente agricoltura e chi fa realmente produzioni che servono al nostro territorio e alla nostra economia. Quindi il fine, gli obiettivi che ci siamo posti per la definizione di agricoltore attivo è quello di puntare verso un'agricoltura che quindi produca cibo in maniera sostenibile, che consenta anche agli agricoltori di avere un reddito, che oggi purtroppo, anche a causa della crisi, si trovano in forte difficoltà. Quindi quello che dovrebbe fare, a nostro modo, la politica dovrebbe essere questo, quindi quello di dare questi fondi comunitari in maniera molto razionale e di evitare, come forse si è fatto in passato, di utilizzare la PAC, quindi i fondi comunitari, come una politica assistenziale. Quindi passo la parola agli altri colleghi che illustreranno gli altri punti fondamentali di questa nostra PAC. Sì, ora è il turno di Loredana Lupo. Buongiorno a tutti. E allora, come membro della Commissione Agricoltura del Movimento 5 Stelle, ho collaborato con i colleghi alla stesura di una risoluzione per quanto concerne i pagamenti accoppiati.
Allora, bisogna sapere che tramite l'articolo 52 del regolamento dell'Unione Europea 1307 del 2013 è possibile usufruire degli aiuti accoppiati nel caso in cui si debbano indirizzare ad un'agricoltura fondamentale per quanto riguarda che abbia un aspetto che volga all'ambiente, alla società e al lavoro stesso. Ora, questi contributi, diciamo, rappresentano il 15% del massimale nazionale. Si tratta all'incirca di 550 milioni di euro. Ora, la nostra intenzione ovviamente è stata quella di adoperare interamente questa cifra. Però l'obiettivo non è quello di distribuire questo pagamento accoppiato, elargirlo a pioggia, bensì di concentrarlo verso e indirizzarlo verso una produzione che sia di qualità a sostegno dei territori. Cos'è che chiediamo nello specifico, ovviamente? Principalmente puntiamo al settore lattiero-caseario con una produzione di natura qualitativa, non più quantitativa, anche perché tendiamo a tutelare quei territori che per motivi sia di natura sociale che di natura logistica vanno a spopolarsi e quindi incentivare un tipo di agricoltura più qualitativa permetterebbe di evitare l'abbandono di determinati territori che ovviamente rappresentano una punta importante per il territorio nazionale italiano. L'altro concetto fondamentale è quello del settore anche ovicaprino, sempre per incentivare pastorizia zootecnica montana, evitando ulteriormente lo spopolamento, ma un nodo fondamentale per noi rappresenta quello delle proteaginose, cioè delle colture proteiche, che oltre a garantire ovviamente una riduzione dei costi per la produzione del latte stesso nel momento in cui noi andiamo a incentivare l'industria mangimistica, evitano l'introduzione di mangimi di natura OGM che già transitano sui nostri territori e ulteriormente migliorano la struttura del suolo, perché stiamo parlando di specie che sono miglioratrici per il suolo stesso. Altro elemento a cui abbiamo ovviamente dato un occhio d'attenzione maggiore è quello che riguarda il settore degli oli d'oliva DOP e IGP, scusatemi, per contribuire a sostenere più che altro quei volumi produttivi che hanno incentivato il PIL nazionale, perché stiamo parlando di produzioni d'eccellenza. Ovviamente tutto quello che noi abbiamo analizzato è perfettibile, non è nulla di assoluto, di definitivo, perché ovviamente noi con questa iniziativa puntiamo a stimolare il dibattito politico e soprattutto ci auguriamo che questo si possa risolvere come tema nel più breve tempo possibile, anche perché abbiamo dei limiti di natura temporale che l'Europa stessa ci detta e in più dobbiamo rispondere ai nostri agricoltori. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Passo la parola adesso a Massimiliano Bernini. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Allora, come hanno riportato in maniera esaustiva i miei colleghi, la nuova PAC per il settennio 2014-2020 è in dirittura di arrivo, o meglio, potremmo dire, è ai blocchi di partenza. E sempre come hanno riportato i miei colleghi, il settore primario, l'agricoltura, è un settore sicuramente strategico per tutta l'economia italiana, perché è caratterizzato da tipicità che troviamo soltanto in Italia e per il Made in Italy che è in qualche modo invidiato e imitato male, direi, in tutto il mondo. Tra l'altro il settore primario, l'agricoltura, in questo momento di crisi è l'unico settore economico che fa segnare, che segna anzi dei valori positivi per quanto riguarda il prodotto interno lordo, per quanto riguarda l'occupazione. Quindi se vogliamo che l'agricoltura diventi il volano per una sicura ripresa economica
di tutta la nazione, di tutta l'Italia, è necessario che questa venga sostenuta ed incentivata in modo adeguato. Per questo il Movimento 5 Stelle, da quando si è insediato, ha approfondito la questione della PAC, la questione dei pagamenti diretti, dello sviluppo rurale, quindi del primo e del secondo pilastro. Ora però su questi aiuti, su questi incentivi, in qualche modo pende una spada di Damocle, soprattutto per quanto riguarda il secondo pilastro, per quanto riguarda appunto i PSR. Purtroppo alcune regioni che non potranno sforare, le regioni che non potranno sforare il patto di stabilità, non potranno erogare il cofinanziamento. Mi spiego meglio: affinché si possano ricevere queste quote del secondo pilastro da parte dell'Europa, è necessario che le regioni cofinanzino i piani di sviluppo rurale, appunto. Quindi, per non sforare il patto di stabilità, c'è il rischio che queste quote di cofinanziamento non vengano erogate e di fatto si blocchi tutto il sistema, quindi degli incentivi, dei finanziamenti che arrivano dal secondo pilastro. Il Movimento 5 Stelle ha lanciato l'allarme già diversi mesi fa. In sede di discussione di legge di stabilità abbiamo presentato un emendamento all'articolo 13 che chiedeva appunto questo, di sbloccare, di scorporare il cofinanziamento dal patto di stabilità. L'emendamento purtroppo non è stato accolto, invece è stato votato positivamente un ordine del giorno che impegna il governo sulla stessa direzione, però ecco, il problema rimane, non siamo i soli ad aver lanciato l'allarme, altri esponenti, parlo per esempio del presidente della conferenza permanente tra Stato e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ma anche molti assessori regionali hanno lanciato questo allarme. L'unica cosa che noi possiamo dire è che ci batteremo, porteremo avanti ogni iniziativa legislativa affinché si realizzi appunto questo scorporo, questo sblocco delle quote da cofinanziare di queste quote da cofinanziare dal patto di stabilità, perché a nostro avviso bloccando i PSR si avrebbero delle gravissime ripercussioni a livello di agricoltura regionale e quindi di riflesso di economia regionale e nazionale. Grazie. Adesso Filippo Gallinella traccerà un breve bilancio conferenza e metterà il focus sulle prossime tappe. Grazie, così magari poi se c'è qualche domanda siamo ben lieti di poter rispondere. Chiaramente, ecco, come è stato detto dai miei colleghi, quello che decidiamo a breve, nei prossimi mesi, vincolerà determinate l'agricoltura per i prossimi 7 anni. Quindi è importante fare bene questo lavoro. Noi siamo pronti al confronto sia con il Ministro ma con tutte le altre forze politiche, come sempre noi abbiamo fatto. E quindi ecco, ci auguriamo che a breve ci sia un confronto proprio con il Ministro, al quale ecco, lanciamo diciamo, questo invito, e così cominciamo a discutere su atti già depositati come risoluzioni noi abbiamo fatto in Commissione Agricoltura, in modo tale che c'è un punto di partenza e poi ben vengano tutti i miglioramenti. Questo è quello che ci auguriamo a breve. Tra un po' poi torneremo a votare sulla legge elettorale, quindi se ci sono domande facciamole adesso. Se ci sono domande...